Microcredito imprenditoriale, come si definisce facilmente anche dal nome, è un microcredito rivolto all'impresa. Quindi ha una normativa specifica individuando chi può accedere e quali sono i livelli massimi di credito che può essere concesso. I livelli massimi attualmente sono identificati in 25.000 euro o 35 in caso di credito frazionato. I tempi di restituzione sono per un massimo di 7 anni, quindi un ammortamento di 7 anni, e i soggetti elegibili al microcredito sono appunto le imprese già costituite. Si riferisce a delle imprese di nuova attività, quindi da 0 a 5 anni di attività. Oltre, l'idea del microcredito è quella di sostenere la nuova impresa, quindi una nuova impresa, una propria piccola impresa, quindi oltre 5 anni non avrebbe motivo di essere assistita dal microcredito perché si suppone che un'impresa che abbia già compiuto il quinto anno abbia un'operatività tale da poter essere autosostenibile e quindi bancabile. Noi ci rivolgiamo ai non bancabili. Il principio primo del microcredito è dare un'opportunità finanziaria a chi è escluso dal credito perché non è in possesso delle garanzie necessarie per entrare in banca e chiedere un prestito. Ecco che innescare il microcredito in questi casi può dare una risposta a chi ne ha bisogno. Il microcredito sociale si rivolge alle persone, ai privati e alle famiglie. Così come per il microcredito d'impresa, stiamo parlando di uno strumento finanziario che serve a colmare un deficit finanziario della famiglia o del soggetto richiedente. Bisogna fare molta attenzione con il credito per il sociale perché noi possiamo intervenire con questo strumento soltanto per diciamo, aiutare un soggetto in difficoltà temporanea. È un credito e quindi come tutti i crediti, ancorché agevolato, va restituito. Non possiamo finanziare una famiglia in una cronica diciamo, stato di disagio economico-sociale perché non sarebbe utile, aggraverebbe ulteriormente il disagio, ci ritroveremmo da lì a poco con una situazione molto più deteriorata. Possiamo aiutare tutti coloro i quali hanno un temporaneo stato di bisogno per una malattia di un familiare, per un evento improvviso, per finanziare lo studio dei figli. Questo sicuramente può dare una grande mano. A differenza del microcredito per l'impresa, purtroppo scontiamo l'assenza di una garanzia pubblica. Mentre per il microcredito per l'impresa siamo riusciti ad innescare la garanzia pubblica del fondo per le PMI, per il microcredito sociale stiamo cercando un soggetto pubblico che possa speculare alla garanzia pubblica per il fondo per le PMI. Ancora è in corso un'interlocuzione con il Ministero delle Finanze per verificare questa ipotesi e quindi poter offrire in maniera più consistente questo genere di prodotto a chi ne ha bisogno su tutto il territorio nazionale.